questo è un nuovo video di Chiedilo alle candidate. Io sono Chiara Poglio, ho 32 anni, faccio la ricercatrice precaria e sono candidata per Potere al Popolo nella circoscrizione di Parma. La domanda alla quale rispondiamo oggi è: perché Potere al Popolo è contrario all'autonomia differenziata? La risposta è molto semplice. L'autonomia differenziata è un'iniziativa che crea esclusi fuori e dentro dalla nostra regione. L'autonomia differenziata è un processo che è stato richiesto nello stesso momento dall'Emilia Romagna a guida PD e da Veneto e Lombardia a guida leghista. È quindi un processo bipartisan nel quale si richiedono maggiori possibilità di attività per queste singole regioni su una serie di campi che sono quelli regolati dall'articolo 116 della Costituzione. È un'iniziativa del tutto sbagliata e che aumenta la tendenza alla competizione e alla privatizzazione nelle nostre realtà. Tocca una serie di campi importantissimi, dall'urbanistica al demanio, ai beni culturali, alla scuola e alla sanità. Pensiamo alla sanità. L'autonomia differenziata, con l'autonomia differenziata, le regioni possono chiedere autorizzazioni specifiche alla distribuzione di specifici farmaci, possono richiedere anche l'aumento e l'introduzione di nuovi fondi integrativi, che vuol dire aumento della privatizzazione del sistema sanitario regionale. Pensiamo all'istruzione. L'Emilia Romagna ha chiesto autonomia di gestione sui programmi delle scuole tecniche per renderli più coerenti con le esigenze del territorio, ovvero con le esigenze del mercato. Noi vogliamo invece una scuola che abbia un approccio più generalista e che anche negli istituti tecnici produca e faccia crescere cittadini invece che clienti e schiavi del mercato. Noi vogliamo una sanità pubblica, una sanità che sia per tutti, una sanità nella quale invece dell'accentramento dei servizi vi sia una distribuzione dei servizi, una sanità nella quale invece che l'esternalizzazione dei servizi ci sia un ritorno alla gestione pubblica, alla gestione di qualità e nella quale i lavoratori e le lavoratrici insieme ai pazienti vengano tutti valorizzati. Ciao!